inaugurata a Castelbasso la manifestazione culturale Castellarte, giunta alla 4ª edizione. L'iniziativa andrà avanti fino a Ferragosto. Un borgo occupato, ma questa volta non da dimostranti, ma dalla cultura. Fino al 15 agosto Castellarte ospiterà varie manifestazioni in vicoli, piazzette e fondaci. L'iniziativa è alla 4ª edizione ed ha il pregio di non pesare totalmente su enti pubblici. Gli sponsor abruzzesi si sono avvicinati alla cultura, segno che l'iniziativa è vincente. Microfono a Domenico Berardinelli, organizzatore della manifestazione. Noi spendiamo un ottavo di denaro pubblico, ma un ottavo tra tutti i contributi pubblici che riceviamo da vari enti. Per il resto è sponsorizzazione, è contributo di gente di buona volontà che vanno dalle 100, 200, anche 300 mila lire fino a qualche milione che ci danno le aziende più grandi. Ministro Gaspari, Castelbasso contenitore culturale, un'ottima idea per rivalutare e conservare anche antiche tradizioni. Ma io direi che è una iniziativa molto valida, che unisce cultura, tempo libero, recupero di quello che è il passato agricolo, dell'economia agricola che ha caratterizzato l'Abruzzo per tanti anni. Vedo con piacere che ogni anno si fanno le cose in modo egregio e direi ogni anno c'è un tocco in più che completa il quadro. Progetti integrati come questo, cioè in cui si cerca di promuovere il turismo, l'arte, la cultura nel suo complesso, credo che indubbiamente favorisca questo riequilibrio. E noi abbiamo detto chiaramente nelle nostre linee programmatiche, lo stiamo ribadendo, l'abbiamo scritto anche nel programma regionale di sviluppo, che il turismo che ha prodotto questo sviluppo delle aree costiere debba essere l'elemento trainante e portante del riequilibrio delle aree interne.